quello sopra il frigo bar. Ti dispiace passarlo? Voglio mostrarti una cosa. Ecco qui. Leggi cosa c'è scritto sotto la foto. Da sinistra verso destra c'è Baker, Philip Catering e Achille Santini, l'uomo che ha portato jazz a Bologna. Quando ancora avevo una casa tenevo sempre il libro aperto sul tavolino di fronte al divano. E tutte le volte che qualcuno si sedeva smettevo di colpo di parlare. Aspettavo che lo sguardo gli cadesse su quelle due righe. Perché ci tengo così tanto a una banale didascalia? Perché fra 20 anni sarà l'unico indizio per capire l'importanza di Achille Santini. E non parlo solo per questa città. Voglio dire, l'idea di Steve Lacy Live in Ankara è stata mia. Un'invenzione su cui nessuno avrebbe scommesso una lira. Così come un'altra mia invenzione è stata riuscire a far suonare Tom Kirkpatrick a Timi Soara per $1,200. Quando all'epoca Kirkpatrick in un qualsiasi locale di New York o di Chicago ne prendeva al massimo 300. La verità è che con me le seconde scelte diventavano stelle di prima grandezza. E le stelle di prima grandezza, quelle erano creature che qualsiasi promoter avrebbe fatto meglio a non nominare senza un libretto degli assegni in mano, perché amico mio, tu non hai idea di cosa significhi stare appresso a certa gente. Prendi uno come Miles Davis. Era capace di rubarti l'aria che stavi respirando, la sua non gli bastava. Quando ero in America mi chiamava 3 volte al giorno per sapere se gli avevo trovato delle date in Europa. Diceva che solo in Europa la gente sapeva vivere e quindi apprezzare la sua musica. Bastava però che mettesse piede a Parigi o a Milano ed ecco che cominciava a lamentarsi di tutto, delle prese di corrente, del fatto che in televisione non trasmettessero mai le partite di baseball, perfino coi camerieri trovava sempre da ridire. Gli accusava di rifilargli la Svizzera al posto di quegli hamburger sanguinolenti che lui divorava sulla 77esima strada. E i suoi quadri? Li hai mai visti i suoi quadri? Ne ho molti a casa. Avessi ancora le chiavi ti ci porterei. Basterebbe dare un'occhiata a una sola di quelle tele per capire quanto fosse contorta la personalità dell'uomo. I soggetti erano sempre gli stessi. Maschere africane e negri che parlavano. Niente prospettiva. Le figure avevano la stessa plasticità di un insetto spiaccicato sul parabrezza. Le maschere, specialmente quelle, ne ficcava dappertutto. Diceva che rappresentavano se stesso visto da dentro. Ora, se quelle maschere mostravano realmente la parte più intima del suo carattere, allora dico solo questo. Che forse era meglio lasciare tutto nascosto dov'era. Nessuno l'avrebbe sentito la mancanza. Bello è che Miles era convinto che col tempo il pennello avrebbe sostituito la tromba, che c'era più lui in quei dipinti di quanto ce ne fosse nella musica che componeva. Io non ho mai avuto problemi ad assecondarlo, fino a quando un'estate non decise all'improvviso di annullare tutte le date della tournée che avevo appena finito di organizzare. Fu Rob Baum a chiamarmi. Mi disse che invece di suonare, Miles sarebbe venuto in Italia per esporre la sua collezione. Non c'era un filo di imbarazzo nella voce di Rob Baum. Trovò anche il tempo per illustrarmi come doveva essere organizzata la mostra: ambiente spoglio, muri bianchi, non più di 2 quadri a pareti, illuminazione adeguata. Miles
vuole che le persone abbiano la possibilità e il tempo di riflettere su ogni tela, ci tenne a precisare Rothbaum. Scrisse a Miles il giorno stesso. Gli spiegai che l'improvvisa morte di mia madre, a cui era intestata la società di promozione concerti, rendeva impossibile la rescissione dei contratti già firmati. Come scusa era piuttosto azzardata, mancavano 9 mesi e all'inizio della tournée non era ancora stato firmato alcun contratto, ma a rileggerla la lettera mi parve ben scritta. Non puntavo su un coinvolgimento emotivo, puntavo sul fatto che se lui e quel verme di Rothbaum non avessero rispettato gli accordi, avrebbero dovuto vedersela con la penale prevista. Rispose Miles in persona. Mi spedì un telegramma che ancora oggi, a 30 anni di distanza, conservo tra le cose più preziose. La mia tromba suonerà per l'anima di tua madre. Stop. Il tuo dolore è il mio. Se non altro aveva questo, dimenticava in fretta, oppure era bravo a fingere. La sera in cui lui e mia madre si ritrovarono a cena seduti uno di fronte all'altra, si piacquero e la cosa non mi stupì. Questo per farti capire che pur con tutte le sue fisime, quando voleva, Miles sapeva essere un signore. Niente a che vedere con quel pazzo imbomatato di Joao Gilberto. L'ingratitudine fatta persona. Fui io a rimetterlo in pista. Dopo 12 anni passati ai margini della scena non l'avessi mai fatto. Riuscii a trovargli 4 date nel luglio del 1998, l'estate dei mondiali di calcio in Francia, l'ultima a Viareggio, coincise proprio con la finale. Per non rischiare di ritrovarci con mezzo teatro vuoto, avevamo deciso di posticipare l'inizio del concerto d'un paio d'ore. Joao ebbe così tutto il tempo di seguire la partita in hotel, ma già alla fine del primo tempo, col Brasile sotto di 2 gol, dichiarò di non avere più nessuna intenzione di esibirsi. Disse pure che non avrebbe mai più mangiato e che non avrebbe mai più composto una canzone in vita sua. Voleva solo tornarsi a casa. Ora tutto questo Joao non lo riferì nemmeno a me, io non ero ancora arrivato. Lo comunicò al ragazzo che gli aveva appena portato la cena in camera. Fu lui ad avvertire il direttore del Palace, che mi rimbalzò immediatamente la notizia. Mi infilò in macchina e in meno di un quarto d'ora ero fuori dalla porta della sua camera. Riuscì a farmi aprire spacciandomi per uno del personale. Gli feci credere che la direzione dell'hotel si era dimenticata di attivargli il servizio Taipei TV o qualcosa del genere. Quando me lo trovai di fronte feci fatica a riconoscerlo. Aveva la faccia che pareva un sacchetto di carta stropicciato. Non si era nemmeno vestito. Indossava una vestaglia di seta verde con dei cigni ricamati sulla schiena, un capo che addosso un altro. Sarebbe anche potuto risultare divertente, ma che su di lui faceva l'effetto di un naso da clown sul volto di un morto. Si lasciò scappare un sospiro. Pareva completamente svuotato. Cosa vuoi, Achille? Mi dice accasciandosi sulla sedia. Sei ancora preoccupato di perdere i tuoi soldi dopo quello che è successo stasera? Io faccio di tutto per ignorare quel colpo basso. Guardo l'ora, calcolo a mente il tempo che avrebbe impiegato a darsi una sistemata e realizzo che mi rimangono giusto una manciata di minuti per convincerlo a cambiare idea. Così mi avvicino alla finestra, scosto le e con un gesto arioso del braccio indico il cielo e il mare. Gli ombrelloni in fila lungo la spiaggia, la notte che andava annunciando, si attacco pieno di sentimento. Che momento mai?